Non allora lo sappiamo. c'è il jingle della sigla che fanno sì. a Radio DJ, lo faccio io perché qui non abbiamo il jingle. Eh? I vitiello sì, vitiello sì. Eccolo qua. C'è le cose fatte in casa, c'è il Linux e tutto quanto. Sì, sì. Nicola e Gianluca, certo. Così almeno chiariamo, perché anche per noi dicevamo è un problema, perché vi ascoltiamo quando facciamo il turno la sera, siamo in macchina, ci fate compagnia, però poi dobbiamo associare il nome alla voce, sì. E dobbiamo anche associare il tifoso più grande dei due al Napoli. Guarda, io sono diventato tifoso più che altro per una sorta di attenzione e di una promessa fatta alla mamma di Gianluca, alla quale ho detto: signora, non si preoccupi, ci penso io. Visto che sono quello più grande, state accorta che tu sei il più grosso, no? Dicono a Napoli, e starò più attento a lui, soprattutto alle sue coronarie. Quindi mi sembra di capire che sei tu il tifoso quello verace. Sì, tifoso verace, con un papà ex abbonato di Curva B, per cui trascorsi, diciamo, anche io in curva, comunque frequentazione allo stadio quando potevo. Adesso posso un po' meno, però sabato di sicuro vado a vedere la partita. Cioè, quando posso qui al nord ci vado. E poi quando vai a vedere la partita, che fate in campo? Butta fortuna. Sì, butta fortuna. Guarda, avevo portato questa spilla che è diciamo, che è il gadget di regali. Questa ve la regalo, sì. E questa qui da tutti quelli che andranno allo stadio li distribuiremo fuori al settore dei tifosi ospiti, magari potrà portare bene, insomma. Quindi questo è il butta fortuna dei vitiello, sì. Speriamo porti bene per il Napoli. Non ce ne vogliono quelli dell'Inter, ma noi tifiamo per il Napoli. Allora, scusate la banalità, ma dato che dicevate la mamma, il babbo abbiamo subito chiarito, non siete fratelli, no, ve l'avranno chiesto. Esatto, sì, 2 milioni, è la cosa che ci chiedono di più. No, infatti non siamo fratelli, siamo due gran figli di una coincidenza. La coincidenza è quella di trovarsi nella stessa radio con lo stesso cognome, Vitiello, più o meno la provenienza simile, nel senso che è l'entroterra campano, e niente, però ecco, una coincidenza. È sì, come sì. Sabatini con... Come Sabatini, quello che vuole comprare Kobe Bryant. Sono molto fiero. Gianluca, tu è vero che mi dicono che l'anno scorso ti sei intrufolato a vedere Napoli-Inter da bordo campo? Sì, da bordo campo, no, trufolato adesso, cioè sarebbe stato un po' difficile, ogni tanto qualcuno scavalca ancora, però no, come dire, la radio ha fatto in modo di conoscere un nostro collega, alla fine Daniele Bellini, Dash Bellini, che è lo speaker ufficiale del San Paolo. Una sera lui, uscendo dallo stadio, ci ascoltava, io parlavo del Napoli, forse era una partita, forse era un Napoli-Milan, eccetera, eccetera, ero abbastanza preso male, mi ricordo, adesso non ricordo bene la partita, Daniele ci manda un messaggio, io dico alla persona che lavora in relazione con noi: guarda, questo numero di telefono, tienilo con te come se fosse la cosa più importante. Mezz'ora dopo l'ho chiamato, poi ci siamo visti a Napoli e lui mi ha detto: ti faccio proprio il regalo della vita, mi ha portato a vedere da bordo campo Napoli-Inter, ultima partita dello scorso campionato, partita che in qualche modo sanciva il ritorno del Napoli dopo 21 anni in Champions League, sì, ex Coppa dei Campioni. E l'amicizia della quale va più fiero. Sì, io... sì, diciamo, lavorando in radio qualche personaggio, diciamo, importante si conosce. Se voi vedete il cellulare di Gianluca, c'è Giovanotti, eppure Daniele Bellini, lo speaker del Napoli, l'amicizia della quale arriva più fiero. Saluto anch'io Daniele. Ciao Daniele, grazie. Senti, ma usiamo quel butta fortuna per il monitor. Sì, per il monitor serve innanzitutto, vabbè, questo è un fuori onda che magari vi proporremo un giorno, sì. Quando sarete più preparati, però. Sì, butta fortuna anche perché ho sentito che non c'è Cavani, cioè che zoppicava e quindi non si capisce chi giocherà. Forse Pandev, sì. Magari il gol dell'ex, tante volte, nelle ultime partite non è che abbia fatto vedere questa grande forma, però magari contro l'Inter si riprende, boh. Senti, allora, Nicola, tu hai un nome che a Radio DJ dice: chiamatemi Nicola, e tutti chiamano Nicola Savino, succede. Sì, sì, Nicola, sì, due Nicola, nome, Nicola, cognome, Nicola Savino è il più, diciamo, tra i due Nicoli è quello più importante, però beh, io sono Vitiello, quindi... Ora però c'è Inter-Napoli, e quindi il derby dei Nicola. Allora, sì, abbiamo sì. il messaggio che ha preparato per te Nicola Savino, però è diritto di replica. Giochi la seconda il ritorno in casa. Prima l'andata a Nicola Savino. Derby di Nicola Vitiello contro Nicola Savino. Vabbè, il derby è una partita molto sentita questa a Milano. Sai, sono quelle partite come Juventus-Palermo, no? Perché sono
le immigrazioni degli anni 60, quindi tutti i napoletani che sono a Milano, e sono tantissimi, vanno allo stadio, perché è vero che, se non sbaglio, c'è il biglietto non si può comprare se risiedi in Campania, sai queste norme tipo tessera del tifoso ultimamente. Però è anche vero che appunto ci sono moltissimi milanesi, tecnicamente milanesi, che tifano Napoli, quindi c'è quella cosa allo stadio che magari non c'è la tifoseria organizzata della parte avversaria, e di colpo, dovesse mai segnare la squadra avversaria, di colpo senti mezzo stadio che esulta. Questa sì, è storica come cosa a Milano. Il pronostico, perché siccome sono scaramantico, non lo do, credo vinca il Napoli facile, ecco, me lo sento. Diritto di replica adesso anche per Nicola. No, sì, no, effettivamente quello del tecnicamente napoletano, tecnicamente milanese, ha ragione. Sono un finto napoletano nel cognome, a Milano da sempre, nato e cresciuto, però diciamo mi sto avvicinando alle sorti del Napoli, come dicevo, proprio per vicinanza, anche per un fatto che se il Napoli perde e noi siamo in onda la domenica sera, io sono sempre quello più preoccupato al programma, e l'umore di Gianluca se il Napoli perde potete immaginarlo. Però ultimamente sta facendo, ho seguito tutta la vicenda del calciomercato, quando si temeva che Cavani potesse Anzi, Lavezzi, anche se diceva, sì, ma in realtà non perché me ne interessasse qualcosa, è soltanto perché la salvaguardia del programma, del programma e dell'umore del mio amico e socio, ecco. Però il pronostico ce lo dovete fare, così no. Poi li mixiamo anche noi. Ma diciamo che l'Inter vince facile. Sì, sì, noi diciamo che l'Inter vince facile, però per il Napoli abbiamo già fatto il buttafortuna, quindi siamo a posto. Esatto. Vabbè, la sera però, la notte, quando ci fate compagnia, perché noi finiamo a l'una, lo possiamo anche dire, tanto poi chi lo segue se eventualmente sì. Se ne accorge, le edizioni da l'una in poi sono registrate fino alle 6 del mattino, ecco, ci fate compagnia in macchina, uh-huh. Quindi... avete una fascia di pubblico sì. Particolare. Avete sentito che storie? Sì. E non si parla di calcio. Non si parla di calcio. No. Pochissimo, diciamo. Come si gestiscono certe telefonate in diretta? Si gestiscono con grande imbarazzo, ma forse è stata la forza stessa, la nostra stessa forza, quella di non nasconderlo, l'imbarazzo che si prova di fronte ad una giovane donna che ti racconta di come magari ha appena fatto l'amore o con un compagno o da sola, è capitato e a quel punto no, niente, tante volte si reagisce anche restando senza parole, perché ti fanno restare senza parole, e forse quell'imbarazzo è la cosa che è tra le cose che piace del programma, sì, il nostro imbarazzo. Sì. A me piace anche quando accompagnate a casa. Il telefonico service. Sì, è un servizio che, come dire, ci è venuto quasi spontaneo, perché avevamo delle nostre amiche e colleghe che, tornando a casa la notte, sono un po' preoccupate nel fare il percorso che da dove parcheggi la macchina fino al portone di casa, no? E certe volte, magari anche tu lo saprai, le donne fingono una telefonata per far finta che c'hanno qualcuno al telefono. Tu lo fai sempre. Allora abbiamo detto, ma perché fingere una telefonata quando ci siamo noi alla radio che vi possiamo accompagnare? E in realtà facciamo questo servizio telefonico di accompagnamento, vi accompagniamo fino all'uscio di casa e non stacchiamo la telefonata. A volte veniamo rimproverati, per non dire altro, da quelli del quinto piano, perché la telefonata va troppo oltre nei minuti di intervento, però finché non sentiamo le chiavi che aprono la porta di casa, noi non siamo tranquilli. Per cui quando sentiamo che la porta si richiude tutto a posto, ok, mettiamo giù, grazie, buonanotte. Succede una cosa strana su questo fatto dell'accompagnamento telefonico che facciamo alle giovani donne, che fino a quando è alla radio c'è un grande successo in termini di prenotazione di telefonate. L'altra notte abbiamo provato a farlo dal vivo, nel senso abbiamo incontrato una ragazza che stava rientrando e abbiamo detto ti accompagniamo, l'abbiamo vista spaventata immediatamente, quindi alla radio funziona di più e di persona nella notte milanese. Che più. Poi lo sai che i calciatori usano lo stesso metodo, quando non si vogliono fare intervistare fingono la telefonata, allora ci vedono passare davanti alla nostra telecamera tutti al telefono, sì. Questa è colpa vostra, Vabbè, c'è un'ultima curiosità, se io vi dico che domenica la partita potrebbe essere il pericolo maggiore per il vostro Napoli
è dell'Inter, di un giocatore che si chiama Pazzini e tutti lo chiamano pazzo, e quindi la canzone Pino Daniele "Io so pazzo" la potreste non mandare più alla radio per sempre. Facciamo così, fino alla partita non la mandiamo, che secondo me va bene. E poi quando segna, che fa quel gesto lì, cioè quel gesto lì è veramente, come dire, è proprio una roba che devasta gli avversari, perché è proprio irriverente, cioè lui segna e fa questo gesto. Speriamo che sabato sera non lo faccia. Allora, jingle di chiusura, i vitello. Grazie mille. Una mano. Vabbè, anzi no, vi salutiamo con il nostro butta fortuna. Eccolo qua. Oh, grazie. Oh, forza questo Napoli, lo prendiamo, questo te lo do a te, sì. Poi un altro grazie. Per lui c'è. Ma tanto siamo sempre insieme con grazie a tutti e due. E complimenti. Grazie. Allora, abbiamo nominato Pazzini, ma soprattutto dovremmo nominare Matteo Barzagli, perché dovrebbe essere al telefono, non ancora in realtà, però è pronto per essere al telefono tra pochissimo. Adesso parliamo un po' di Milan, perché esaudiamo anche le curiosità dei tifosi di Milan e Juventus in vista della partita di domenica sera, con un ruolo molto ambito nella formazione della Milan, quello del trequartista, il numero